Sapete che in tantissimi anni con prodotti Apple non ho mai avuto un reale problema con la garanzia. Cioè qualche volta un computer si è danneggiato, o un iPhone o giù di lì, però insomma mandato in garanzia, riparato e basta. Mai avuto un problema reale con la garanzia Apple. Nelle ultime due settimane invece, anzi forse tre, ho avuto ben due problemi con l'assistenza Apple. E quindi mi sono chiesto, ma sarà ancora quell'assistenza di altissima qualità con grande attenzione al cliente di cui si è sempre parlato? Il primo dispositivo che mi ha dato problemi è stato un MacBook Pro del 2016, un 15 pollici. La lettera 3 ha iniziato a non scrivere più, scriveva una volta sì o una volta no. Sapete che c'è il programma di richiamo, quindi lo mando in un centro assistenza, purtroppo non ne ho uno vicino e quindi l'ho dovuto spedire. Quando mi ritorna indietro, ok, mi hanno sostituito la tastiera, mi hanno sostituito tutto il top case, in realtà come si fa in questi casi, quindi c'è anche la batteria nuova, che è una cosa positiva, però non mi funzionava più il wifi e lo schermo ballava, praticamente la cerniera era visibilmente rotta. Insomma, richiamo, lo rimando indietro, chiarisco che il prodotto quando l'ho spedito, d'altronde c'era anche la loro indicazione, non aveva questi difetti. Insomma, la cosa non si chiarisce perché comunque giustamente, voglio dire, chi ha spedito ha fatto i check prima e ha detto che non c'erano problemi, i tecnici non hanno visto problemi. Io che lo ricevo vedo che appena lo ricevo ci sono dei problemi, allora abbiamo pensato forse nel viaggio? Beh, insomma, abbiamo iniziato a cercare di capire come risolvere e nel frattempo io ho chiamato l'assistenza Apple e ho attivato quella che loro chiamano escalation. In pratica sono passato ad un livello superiore di customer care. Allora, da lì in poi, devo dire la verità, ho parlato con una certa Alessandra, se ricordo bene, bravissima, gentilissima, cioè ha cambiato proprio il tono della discussione. E mi hanno risolto il problema, mi hanno sostituito anche lo schermo e quindi diciamo tutto sommato è finita bene, però ecco c'è stato un momento di difficoltà e sono dovuto passare diciamo lamentandomi ecco a una fase più elevata diciamo della richiesta di assistenza e quindi poi lì entrano in gioco dei professionisti un pochino più preparati anche su come bisogna gestire la clientela. Infatti devo dire, questa Alessandra mi chiamava ogni giorno per sapere: ma è arrivato il computer? L'hai testato il computer? Ti richiamo domani per sapere se hai testato bene il computer. Insomma, proprio veramente grandissima disponibilità. Qui è dove faccio colazione quasi tutte le mattine, beh, esagerato, molto spesso d'estate, perché è un posto che si trova a metà tra la casa a mare e dove ho lo studio, quindi in città, e siccome apre dalle 5 di mattina riesco a trovarlo quasi sempre aperto, perché io come sapete esco abbastanza presto di casa. Si chiama Tiramisù, molto carino, si mangia anche molto bene, devo dire. Comunque non travisiamo, non deviamo. Allora, vi stavo dicendo, il secondo problema ce l'ho avuto con un iPhone 10S Max che mi è caduto in piscina, quindi ha fatto un volo di un metro, perché la piscina non è la piscina che pensate voi, non è una piscina olimpionica, ma è una piscinetta praticamente da giardino che usano i bimbi, quindi 3 metri e 66 di diametro, 1 metro di altezza, se ci metti tutta l'acqua, chiaramente io neanche la metto tutta. Quindi insomma, praticamente si è bagnato un secondo, perché l'ho preso subito, e si è rotto, ha iniziato a fare vedere un sacco di colori strani sullo schermo, poi non si è acceso più, eccetera. Quindi chiamo l'assistenza Apple e dico: guardate che mi è caduto in acqua, ovviamente l'ho detto subito, non è che è una cosa che volevo nascondere, diciamo, e quindi non funziona più. Dico, però è strano, insomma, no, lo mando in garanzia. Io su questo telefono, stranamente, devo dire, ho anche l'Apple Care, che di solito non attivo mai, intendo l'Apple Care Plus, praticamente, quella che si paga in più. E quindi ero abbastanza tranquillo, perché dico, mal che vada, devo pagare 99 euro, mi pare, per la sostituzione. Però ecco, mi ero piuttosto stupito, devo dire la verità, perché, va bene, è entrato nella piscina, c'era un po' di cloro, io l'ho lavato subito, chiaramente, e poi comunque si è danneggiato, il telefono non aveva altri problemi. Per cui lo mando, dopo, non so, una settimana, mi rispondono dicendo che hanno notato delle cose che io non ho specificato, come se io avessi nascosto qualcosa, cioè che il telefono era caduto in acqua, perché, come sapete, c'è il sensore liquidi,
Mi mandano anche la foto con il sensore liquidi attivo, questa lineetta diciamo che diventa rossa, e io sono rimasto male ovviamente, perché insomma io sono stato molto corretto nel chiarire subito che il telefono era caduto in acqua, quindi non è che trovate che il telefono è caduto in acqua e mi dite che io non ve l'ho detto quando ve l'ho detto. Comunque, il punto è che non volevano ripararmelo. Ora io mi chiedo, ma se il telefono viene dato come telefono che resiste all'acqua e soprattutto per molto più tempo e più profondità di quanto in realtà sia stato il mio, com'è che poi non lo riparate in garanzia? Io ho parlato proprio con, non con i tecnici, però ecco, con l'assistenza, dicendo, ma scusate, come facciamo a capire chi ha ragione? Perché effettivamente è una situazione difficile, no? Perché uno può dire, beh, magari tu ti sei fatto le immersioni subacquee a 20 metri sott'acqua con l'iPhone e l'hai rotto. Forse loro non potrebbero avere uno strumento per verificare magari la profondità che ha raggiunto l'iPhone e per quanto tempo? Comunque anche lì, escalation, riparlo con la stessa persona volutamente, perché era stata gentilissima con il MacBook Pro, e mi ha risolto il problema anche in questo caso, cioè ha verificato che effettivamente il telefono non aveva avuto impatti, perché era perfetto tutte le altre parti del dispositivo, e quindi non era, diciamo, comprensibile che le funzionalità di impermeabilità comunque non fossero ancora valide, e quindi, visto che sul sito Apple c'è scritto tot e tot che può fare questo e quell'altro, ha deciso giustamente di ripararmelo in garanzia. Quindi a me in fin dei conti è andata bene, e non credo che ci siano diverse persone che subiscono, diciamo, delle ingiustizie dall'assistenza Apple. Però tutto sommato una cosa che almeno io percepisco è che rispetto al passato un po' di cambiamenti ci sono stati, perché io ricordo, non vorrei sbagliare, ma sarà stato 2006, 2007 o giù di lì, comunque un po' prima insomma del boom gigantesco di iPhone, che quando si rompeva un Mac, in particolare ho avuto sempre MacBook Pro da 15 pollici, iMac e cose così, Apple veniva a fare il ritiro on site, cosa che oggi fa con gli iPhone ma non con i Mac, che devi portare in un centro Apple o spedire. Ora non dico che questo sia indicativo di chissà cosa, e potrei anche sbagliare, anche se ricordo così, però di certo con il numero sempre crescente di utenti, probabilmente un po' di, diciamo, un giro di vite insomma sull'assistenza è stato fatto. Però l'importante è che nel momento in cui si fanno presenti poi delle problematiche, l'azienda si dimostri insomma suscettibile e disponibile a risolverle. Per cui insomma tutto bene quel che finisce bene. Fatemi sapere nei commenti se voi invece avete avuto delle esperienze negative o se avete avuto delle esperienze positive, eccetera eccetera. E non vi dico nient'altro, tanto il discorso mi piace, iscrizione, l'avete capito, no? È inutile che lo ripeto sempre. Alla prossima, ciao!